Una delle principali caratteristiche innovative della nuova barriera NDB ANAS riguarda la definizione di un nuovo modello di collegamento fra i vari elementi modulari che sostituisce il tradizionale vincolo a cerniera comunemente adottato, il cosiddetto manicotto di collegamento, con un incastro quasi perfetto realizzato mediante un profilato in acciaio che collega rigidamente gli elementi modulari adiacenti. Il cinematismo che si genera durante l'urto fa sì che la deformata istantanea e permanente sia più contenuta rispetto a quella che si avrebbe con il tradizionale vincolo a cerniera. Il vincolo, opportunamente dimensionato, consentirà inoltre di poter posizionare la barriera in tratti di curva circolare con un raggio superiore a 65 metri, praticamente ovunque. Tutte le possibili configurazioni della barriera, spartitraffico, bordo ponte e galleria, vengono realizzate attraverso l'utilizzo di un unico cassero, che racchiude in sé le predisposizioni per tutti i possibili sistemi di ancoraggio e di vincolo. Questo significa avere la possibilità di scegliere il V-doppio in ragione degli spazi disponibili. Stiamo parlando di un'evoluzione tecnologica davvero innovativa, come già detto, è la barriera che si adatta finalmente alla strada. Avere un solo cassero per tutte le diverse tipologie e configurazioni significa, per i prefabbricatori, utilizzare una linea produttiva snella, rapida, efficace e soprattutto economica. L'NDB ANAS avrà un V-doppio compreso tra 2 e 5 in ragione degli ancoraggi utilizzati, variabile anche nello stesso itinerario in funzione dello spazio disponibile, del tipo di strada, dei livelli e tipo di traffico. La possibilità di utilizzare lo stesso profilo di barriera per tutte le possibili condizioni di installazione permette di uniformare le barriere presenti sull'intera rete stradale gestita da ANAS con un aumento dei livelli di comfort, di gradimento e di sicurezza da parte dell'utente. È stata inoltre introdotta una cavità interna posizionata nella parte superiore della barriera, utile per il passaggio di cavi tecnologici, in grado di segnalare in tempo reale alla sala di controllo dell'ANAS l'eventuale danneggiamento della barriera a seguito di incidente. Tale sistema consentirà l'immediato soccorso agli utenti coinvolti nell'incidente, un tempestivo intervento di ripristino della circolazione e la segnalazione per il potenziale pericolo agli utenti che sopraggiungono. La barriera è appoggiata direttamente sullo strato di usura della pavimentazione e pertanto non necessita di strutture di fondazione. Questo significa rapidità di esecuzione, costi di installazione contenuti, riduzione degli oneri di manutenzione ordinaria. L'NDBA è facile e rapida da installare. Facile perché gli ancoraggi sono fissati attraverso l'utilizzo di macchine battipalo disponibili in commercio a costi contenuti. Rapida perché l'installazione di un singolo ancoraggio dura circa un minuto. Le produzioni giornaliere saranno pertanto davvero significative. Un'altra particolare caratteristica dell'NDB ANAS è la linea di demarcazione, ovviamente di colore blu ANAS, posizionata a circa un metro dalla pavimentazione stradale, che permetterà all'utente, sia durante le ore diurne che notturne, una corretta percezione ottica del tracciato stradale. Tale linea rappresenta di fatto una guida, un supporto continuo sia nei tratti all'aperto che in galleria, particolarmente utile in condizioni di scarsa visibilità. La nuova barriera è stata interamente ideata in-house attraverso la progettazione interna della direzione operation senza nessun servizio di supporto esterno. Nonostante gli importanti livelli innovativi e prestazionali raggiunti dalla nuova barriera, i costi complessivi relativi alla produzione, alla installazione e alla manutenzione risultano decisamente contenuti. A breve testeremo anche la barriera in calcestruzzo per bordo ponte e stiamo già lavorando al progetto degli attenuatori d'urto e dei varchi amovibili per spartitraffico.